Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Siamo qui per parlare di Apex Urbice, di conseguenza c'è Dario, che stavolta Ciao sentite, ragazzi. Per fortuna. Di conseguenza mica tanto, non hai capelli rossi, quindi non è scontato. Vabbè, fa bleed, quindi il rosso c'è. C'è EA, come ti sento la risata malefica. Ciao a tutti ragazzi. E come sempre adesso, perché avete pure... Ammetto, chiesto nei commenti e sono contento, c'è il prof per parlare di un nuovo PG. Ciao ragazzi, grazie dell'invito. Anche perché vi voglio essere veramente tanto onesto. A me sto PG fa ha ha. Cioè, è veramente schifo. Ma perché ho sempre detto che non avrebbe avuto senso e me l'hanno appena confermato, nel senso, con questa roba che è un abominio per quanto mi riguarda. Serviva un altro Camus, serviva un altro Saga, ma va. Cioè, potevano aspettare un po'. Alla fine l'ultimo Camus l'abbiamo ricevuto da poco. Sì, e tra un po'. Avremo pure, no, beh, sa caso la DC l'avremo più in là. Comunque, mi metto a schermo il video di Cax che potete andarvi a recuperare sul suo canale. Sono in spagnolo, noi ce l'abbiamo in inglese. Io vi dico che il personaggio è uscito nella notte tra domenica e lunedì, quindi non so se definirla stanotte, ieri notte, non ho mai capito come si vede. Ma è rotto, nel senso che per una volta non è un errore di codificazione come succede da noi, ma è uscito proprio il personaggio e quando fa nemmeno la skill, quando fa una determinata animazione che non ho capito qual è, c'è scritto ma non il traduttore lo traduce con respiro, una roba del genere, e esplode il gioco, cioè proprio si chiude, non è che crasha, non so come definirlo, si chiude l'applicazione. Quindi ci metteranno un po' a fixarlo, noi stiamo registrando all'una, quindi non è ancora uscito disponibile. Ma quello che fa, allora, il problema di sto robo è come lo leggiamo? Vabbè, lo leggiamo come ho messo qua nelle skill, ovvero Saga, base fa 120% di CA attack sul target e aggiunge una stack di time space, che è il suo nuovo marchio. Serviva un Saga che mette dei marchi, secondo voi? Non è sto gioco una cosa che è un po', abbiamo già visto, che non funziona granché? Boh, nel senso, quelli di Kaino hanno un senso. Sì. Dopo le bisogna... Di meno. Bisogna capire l'impatto, cioè perché abbiano deciso di far mettere dei marchi ai PG che agiscono fuori round o che fanno follow up. Qual era l'obiettivo che volevano conseguire con quello? Eh sì, perché se ci pensiamo, per esempio, Leo di Apex, il suo Lightning, qualcuno lo mette mai? Dipende dalla comp. Su Shura, allora, Shura l'hanno mantenuto, per me è quello più sensato. Causa True Damage, 25% della massima vita, questo è molto carino. Non può eccedere il 500% del suo attacco e questo sarà un problema. In più può aggiungere l'ingiuri, già ce l'abbiamo in game, quindi non 500% non è poco, eh? Ma dipenderà dalle stats che esce. Se per esempio è come il vecchio Apex, è poco. Sai per cos'è il problema? È che scala su chi attacca. È un base da 500% del proprio attacco, che lo fa in true damage, quindi non è difendibile. È il base più forte del gioco, single target. Praticamente sì. Sì, ma infatti è forte in Brilliance. In Brilliance è Gesù. In Brilliance sì, roba è forte. Poi con l'arrivo di Sage questa roba è proprio oro colato. Ma è quello fatto apposta, infatti. In realtà, per assurdo, guarda che forse il cap è l'altro. È la vita massima. Non può superare il 25%. Ma l'hanno fatto apposta, perché se tu facevi l'infame e mettevi lui tutto CIATA, che vabbè, poi baffavi con 3 PG che baffano, poteva shottare. Hanno messo quel target apposta. Il cap questa volta, più che l'attacco fisico, è il fatto che fa 25% della vita massima dell'avversario, quindi deve colpirlo 4 volte per ucciderlo. Sì. Il problema qual è però, per cui dico quell'altro limitatore è il problema, è che ovviamente questo significa, non che in realtà ce ne fosse troppo bisogno di dirlo, che però in determinati account questo PG è permaban, perché se vi beccate un cristiano, Shura, dei tre è permaban, che ha un account che ha troppo chat, come siete morti di uno, basta. Cioè nemmeno io col mio posso raggiungere un chat adeguato per tenere testa ad altri. È quello che mi fa cagare il TPG. Camus, perché qua non avevamo abbastanza di sta roba. Sì. Allora, rilascia l'Ice Crystal e lo mette 3 volte, causando 70% del C-Damage, qua io spero che sia Cosmic Damage, ma vedremo, ogni volta. E aggiunge l'Ice Seal.
Life Steal bisogna vedere se è uguale a quello di Ice Yoga o è uguale a quello di Camus Supplice. E mo sono due Camus Supplice, come li distinguiamo? Camus Atex. Questo base sembra un po' la skill che aveva il yoga. Sì, sì, infatti. Se sentiva proprio la necessità. Poi. La nuova. Ah, Susaga. No, aspetta. Ma... questa qua però mette la stack. Sì, la percentuale di congelare col base è sempre il famoso 8% che ha di passiva. Dovrebbe essere sempre quello, sì. Poi bisognerà vederlo in niente. Quando però di solito non è specificato, fa fede quella di base. Ma al momento non hai motivo per usare una forma diversa da Shura. No, ma infatti... non usare Shura. Ma infatti tu devi fare per forza solo lo scambio. Cioè, gli hanno messo le skill apposta per rendere ovvio lo scambio in determinate situazioni. Tutto là. Ma quello ce l'ha anche l'altro Apex, no, non è che questo. Skill numero 2. Saga. Underworld Galaxian Explosion. Non è cambiato lo schermo, Ah sì, perché qua dobbiamo andare avanti effettivamente, povero Caxino. Allora, vediamo dove la inizia a vedere. Ok, la fa vedere qua, eccolo qua. Allora, due energy causa 300% del danno C-damage, vi leggo così perché dovrebbe essere anche C-damage, C-damage cosmica damage. Single attack, è vero. Questo è strano per una Galaxian Explosion. Aggiunge una stack come il base, la stessa roba quindi. Però e lancia nome. Sì. E lancia due, no, è uguale, time and space è lo stesso del dot il marchio dimension è, allora che fa qua, no, lancia la qua la chiama fissura del vuoto. Ah vabbè, ma là dipende dai traduttori. E allora le lancia altre due differenti su alla fine di ogni due greater round intende di solito l'azione di fine turno, quello che fa su Shura a fine azione. Greater round intende il turno intero, due round interi. Dovrebbe essere quello. Il target che... Allora, il follow up, lui però di solito intende tipo quello di Eris. Secondo me intende assist. Sì. Di solito è come però quello di Eris che è subordinato a una sola cosa, quindi dovrebbe essere quello. Secondo me si calcolano anche Sasha e Artemide, quindi. È quella la differenza. Quelli però non sono follow up in teoria. Bisognerà vedere, però, perché dice anche chi fa azioni fuori dal suo turno, effettivamente. Comunque apre uno scenario. Sì, che dura due round. Vedremo. In uno dei greater round, questo effetto può triggerare al massimo di 5 volte. Il punto è apre uno scenario, apre delle lande. Che durano due turni, a prescindere dal fatto che tu possa dare doppio turno o meno a Saga. Sì, è giusto per quello. E per ogni volta che però... un personaggio agisce fuori dal suo turno di azione, prende un marchio. Però un assist prende un marchio. Però il problema è che quindi, quando sono scritte così, se io doppio Atex e lui fa già le doppie azioni, vuol dire semplicemente che quelle lande non si chiudono. Qual è il problema? No. Però aspetta, c'è un problema in tutto questo di solito. E se lui muore? Rimangono uguali? Vuoi penso vedere? Che non entra più il controllo, che quindi non ha più senso. Vabbè, vedremo. Spero che sia come hai detto tu. E per ogni round intero questo effetto può farlo 5 volte, che non è poco comunque. No. Allora, su Shura, Underworld Excalibur, un energy. Oh mamma mia, 300% del danno su un enemy e mette una stack di ingiuri. Cioè, più forte il base. Fa meno danno del base, ma tanto meno danno del base. No, per un momento è bleed, quindi vuol dire che gli dà l'azione tu extra se c'hai l'altro Shura. Sì, c'è l'altro Shura. Causa true damage per il 25% della massima vita su tutti i target. Ok, qua la differenza. Questo non può eccedere sempre il 500% e applica sempre una stack di bleed su ognuno. Oh mamma mia. Ah, quindi fa come il base lo fa. Ma porca troia, ma è un eome da 25% della vista massima su tutti. Ma aspetta, infatti sta away non ha senso. Ah, perché ti mette pure la stack di bleed, no. E ti mette il bleed. Cioè, scusa, no, però aspetta. Lo giochi in Persephone. Ma vedi perché io dico che questi PG non li devono fare. Tu praticamente porti un team con Sushura, Underworld,
Andrew Shun, nel doppio turno fai tre azioni, perché adesso puoi fare tre azioni senza che venga buggata la cosa. Lui fa già un'azione extra perché ce l'avrà pure nella passiva, fa quattro azioni e 100%, sei morto. Vabbè, ma crasha prima. Ma che senso? Ma io ho detto queste robe, non sono capace. Cioè lui può arrivare a fare quattro azioni in un turno. Vabbè, quel hanno team, bilanciato con la meccanica nuova del freeze, però almeno questo. Camus, Underworld Aurora Execution, un energy, causa 200% del danno. E, questa è nuovissima. E ha 60% più hit di frizzare per un round. In più aggiunge la Issila a tutti quanti. Allora, 60% più hit, portata a un 100 e passa, arrivi a 75 praticamente. Oh, ok, puoi disinstallare il gioco, non c'è problema. Ma ce ne fotte un cazzo, Green. Il controllo del futuro, la morte, e Shura la porta. io boh. Vabbè. Skill numero 3, andiamo avanti pure per la precisione di qua. Io sono vabbè, non mi devo esprimere oltre. Allora, 3 energy costa 3, si può cleansare, guadagnare uno shield del 30% della sua vita massima, quindi qua immagino che sia per tutte e tre sta roba. Sì, perché è l'explosion. Ah, è che non manca il nome, ok, se ha skill inteso quello, ok. Sì. Quindi la 4 è la passiva, sì, ok, l'hanno semplicemente scambiata, va bene. Allora, carica per un round come il vecchio, esplode prima della prima azione, della sua azione, dispella tutti... Sì, come uguale al vecchio, dispiella tutti quanti gli effetti da tutti i nemici e fa danno a tutti quanti per il 700% del suo C-Attack, e poi però c'è C-Damage, vabbè, ne qua è solo di solito errore di traduzione, e guadagna un'azione extra. Se un nemico non muore dopo questo rilascio, le energie consumate da questa vengono ridotte a 2, quindi potete usarla sparando da 2, insomma. No, da 1. Da 1. Come viene scritta così vuol dire che costerà 1. Sì, è da 1. Allora, il vecchio Atex era 1000. Lui è 700, ma costanza giornate. Quindi in realtà fanno praticamente la stessa cosa. È particolare perché dispella tutto. Quindi probabilmente, non lo do per scontato, ma potrebbe uccidere gente che ha il buff di immortalità messo da... No, non dispella le cose indispellabili. Dispella solo le cose normali, tipo i buff di attacco e roba varia. Però toglie il velo di Afrodite. Sì, no? Sì, quello è un soft buff, perché la difesa è roba varia. È scritto un po' male, ma secondo me intende che dispella gli effetti messi dai nemici. Sì. Allora, è ultima, e qua arriva un problema. La Trinità, però stavolta Underworld. Passiva, all'inizio del round scegli uno dei tre, ovviamente. Ogni tre azioni rilascia un Apex. Ogni volta che un Saint è selezionato, sblocca uno dei seguenti effetti. Saga, dà un controllo stile Kaino, praticamente, quando il target riceve due dei marchi del time space. In più il target riceve danno del 40% però dei suoi HP in quel momento, perché è un ready che ha perso in quel momento, quindi fino a quel momento, sì per lost. Un massimo dell'800%. In più aggiunge il black hole effect, che è quello di Kaino. Ah no, next time the enemy fa l'azione, anzi, 60% è uguale a quello di Kaino, pure Kaino è 60 più hit. Mi sembra di ricordare di sì. Mi ricordo, spero che no. Sul fuoco non ce la metto. Mamma mia, che schifo. Shura, causa che se hai latex, quindi immagino sempre. Penso che sia latex, se sai. Sì, l'Uglo. Ok. Fa extra danno, massimo fino a 5 volte, in base alle stack di giuri che hanno. Che fa l'80% runa, quindi fate 5x8 e avete il risultato. Dovrebbe arrivare a 1100 più salsa. E 400. 400, sì. Però dopo aver subito danno... Aspetta. For our other units after damage... Ah, Camus, passiamo a Camus, ok.
No, non è. No, è no, che no. Quello che piglia tutto quel danno è il target principale. È il target principale. Ma che intendi? Ah, cioè, solo il primo piglia uno e gli altri pigliano la metà del danno di mezzato. Cioè, pigliano il danno dimezzato. Ma delle stacche in più. Del bonus o dell'altro? E quel 400%, il 400 lo prende il main target. E 200 gli altri. E tutti gli altri 200. Ah, vabbè, ok. Così ha un po' più senso. Scritta così. Sì. Camus, quando attacchi un'unità con l'ice seal, c'è una possibilità di frizzare per l'8%. Questo però è un problema. No, aspetta, questo è un problema. Questo stacca pure su Shura di conseguenza. Mamma mia. Cioè, sì, voi mettete Camus, li fate triggerare sta roba, mettete Shura, fate le AOE a manetta, siete perma congelati e perma morti. Nice. Cioè, Shura può frizzare? Eh sì. Perché la passiva, quello che ti dicevo prima, la passiva abilita che l'unità metta gli IC, nello specifico Camus. Quello è il problema, dovevano fare tipo Milo, che solo se è Milo poteva togliere la revive. Qui è, vabbè. Iniziando a mi creda qui su questo. No, vabbè, ma tanto questo è perché adesso è così tranquillo. A meno che non sia scritto male, però per come è scritto io la vabbè, ma tanto c'è tempo per essere sia cambiato che per dimostrarsi quello che è. All'inizio di ogni grande round guadagnerà un'azione extra basata sul numero degli alleati sotto controllo. In un greater round, quindi, tu puoi prendere due extra azioni basate su questo metodo. Se nessuno del tuo è controllato, prenderai il 20% di damage reduction per un big round. Allora, il discorso di questa passiva, ovviamente è forte, non va a dire, ma per me ha delle criticità, che però ne parlerò quando vedo le stats, perché il 20% di damage reduction, se è come il vecchio Atex, è obbligatorio da avere, perché il vecchio Atex gli respiri sopra e muore. E io voglio sapere da voi, ma secondo voi sto PG era necessario? Cioè adesso dico, farlo uscire così. Cioè abbiamo avuto un Camus supplice... due mesi fa che faceva freeze strani. Boh. Vai, no, scusa. Questo PG non è il PG di cui avevamo bisogno, ma è il PG che sentiamo. Ecco. Ah, sorry, la cosa di io avrei un paio di considerazioni rapidissime di ordine 170 minuti su questo PG, però le condenso in due minuti. Quando l'ho visto la prima volta, molti dicevano è arrivato l'Atex 2.0, fighi. In realtà sarebbe anche un Atex 2.0, quindi bilanciato diciamo con Atex Gold, perché se vedete le abilità il danno è simile, cioè 1000% di Atex Gold, 1100 di questo con le stack di Shura, compensano l'azione gratis che ha l'Atex Gold più eventualmente il bleed con queste azioni, che è tutto bello, perfetto, è fantastico finché non leggi Shura. Esatto. Quando leggi Shura è lì, no, i conti non ci sono due cose. Questa cosa è il counter naturale di Serafina, distrugge Serafina, ma proprio la disintegra. Se riesce ad agire, diventate saga, siete immuni al controllo, e se Serafina vi congela qualcuno, lui fa quattro azioni e con Sura vi tira giù il team. Però due problemi. Io vi dico, deve sopravvivere. Non è manco solo quello. Sto PG è forte, davvero forte, se sono intelligenti lo fanno tank, cioè se prende S in HP, S nelle difese, l'attacco può essere pure B, deve essere un Thanatos. Se le stats sono Thanatos lui è forte, se le stats sono Atex fa cagare. È quello, secondo me lo faranno così. Ma allora non è che fa cagare perché è scarso il personaggio, non, ovviamente no, ma diventa un mirror di chi ce l'ha più grosso o peggio di altri PG. Però guarda, è fatto per l'alleno. Sì, sì, è quello il problema. È fatto per l'alleno, perché Serafina poteva far perdere una balena da uno più piccolo. Con questo in campo Serafina non l'ha portata assolutamente. Vedete, questo Atex a Serafina non portatela. Infatti, esplodete. E in più c'è un'altra fregatura. Tutte le sue cose sono subordinate a Substats, che dovete avere, nel senso che su BG nei gialli deve avere status hit, punto. Ma dipende, perché status hit anche fottertene in realtà dello status hit. No, non te ne puoi fottere. No, non te ne puoi fottere per la cosa di saga. Cioè, per Camus, Camus è l'inutile. Il campo di saga lo apri.
Campo di Saga lo devi aprire per forza. Per l'immunità. Il campo di Saga è fatto per counterare Artemide. E anche se la che fa lì. Fare mille azioni, quindi si becca una valanga di stacchi. Anche Sasha, anche esatto, tutti, è fatto bene. Però appunto, qual è la... Ah, loro praticamente fanno, come anche il vecchio Alex per me comunque era così, è un PG ottimo, ma ha bisogno di 50.000 stats. Perché vi servirai per speed. Cioè, sia chiaro, qua è che agisce prima vince. Punto. Quello Shuga lì è devastante. È fatto un po' meglio di Atex Gold, che ha avuto 850 buff prima di diventare un pochino efficiente, perché comunque non ci dimentichiamo che io lo chiamo Gold, insomma il predecessore, comunque ha un buff importantissimo di danni ogni volta che skilli al 15% in più, quindi 60%, perché fino a 4 volte stacca ogni volta che accendi un cosmo, 30%, cioè gli hanno fatto tanti rework, l'azione in più. Questo arriva già, secondo me, bello importante. Ma il fatto è che questo è stato studiato per counterare il meta. I forti del meta. Meta, questo è il counter del meta. Qual è il problema della loro incapacità nel fare un PG? È che è il counter del meta che possono usare tre persone. Punto. Dipende dalle stats. Usare tre persone perché... Dipende dalle stats. No, se lo fanno tank è ottimo. Cioè, se lo fanno tank può giocarlo chiunque, perché diventa Thanatos 2.0. È Thanatos 2.0, è il PG che, come fu Thanatos ai tempi, uscì per rompere il meta, per counterare il tossico che c'era ai tempi, che ai tempi erano Seiya, DC che volava, Cavallino, Ikki, quelle cacate così, e uscì lui, G-Cannon che era già uscito, e uscì lui. Poi non ne uscì più uno degno di quel nome. Lui potrebbe esserlo, ma deve essere messo, anche perché ha true damage come Thanatos, deve essere messo uguale a Thanatos. Altrimenti, se gli danno attacco S, vuol dire che il primo che parte è quello che ce l'ha più grosso di quelle stats, vince. Punto. Allora, la cosa brutta è che non gli hanno dato l'anti-revive di Shuka, che è una cosa comodissima. Ma poi l'ha fatto forte. No, invece hanno fatto bene, Ivan. Però hanno altri... vabbè, però due Shuka ce l'hanno e due Shuka non ce l'hanno. Ma sarebbe stato troppo forte. Perché comunque considera che ha la capacità di agire tante volte in più e di spararti massivamente come si chiama, la Ten Exclamation, gli abbassa il cioè sarebbe stato per me sarà un pochino squeeze, anzi al contrario spero non sia veramente tank, perché poi diventerebbe un pochino, però un se pochino... tank il limitatore del C attack lo ferma, capito, che è come Thanatos, cioè l'occhio adesso di Thanatos non fa troppo danno. Attenzione che c'è, a breve arriverà l'RC della marescialla, lì ovviamente cambia, ma poi ragazzi non so se dopo qualcuno... Defter, sì, ma aspetto lei, ma qualcuno ha letto chi è l'RC X? Sì, cioè, sì. Ragazzi, questi hanno avuto il coraggio di fare l'RC a Sasha, toccava lei, credo. Sì, vabbè, no. Ma la non... toccava lei in realtà. Prima hanno fatto l'RC di Artemide. No, beh, ma io credo che a questo punto abbiano fatto le RC di Sasha, perché altrimenti sto robo la sciotta. E poi c'è sempre il discorso Camus che mi impensierisce un pochino, nel senso che poi non so se questo diventerà come l'altro Atex di permacongelo, come l'altro è di permapenetro. Non lo so. Questo allora, è da vedere in... la logica, essendo che fa veramente... Avrà un average di 3 azioni al round sto robo, di base... Tu che fai? Metti Camus come primo, metti Saga per aprire i campi e metti Shura e non lo cambi più. Basta. Più che altro Saga ti serve non, neanche tanto per i campi, ti serve perché vuoi l'immunità e controllo. Anche. Ma dipende anche quanto ti durano gli effetti del cosmo. Per come è scritto adesso non se levano, che è l'altra cosa che secondo me manca. Ogni tre azioni, scusami. Ogni tre azioni dice che ne... che perdi un che devi rimettere in realtà. Il problema è che se tu fai, non puoi fare sempre Shuga. Però qual è il problema? Che se tu fai 50 azioni te ne freghi, perché tu Camus lo metti solo la prima volta, una volta solo all'inizio per fare il congelamento iniziale. Ma se dopo tre azioni ti sparisce, poi lo devi rimettere. No, non lo rimetti più perché non te ne frega. Se hai congelato bene, se non hai congelato nel frattempo hai le stack di Saga. È per sparare una Ten Exclamation gratis, apparentemente. Sì, no, fa anche l'Atex passivo. E quello è il problema, cioè fa troppe robe. Ovviamente è anche per quello che ha rotto il gioco, cioè ha avuto problemi. È una nuova cosa, la roba che fa lui è molto particolare ed è molto pesante per il gioco. Io dubito che uno rimanga così,
possa essere un personaggio che veramente mal bilanciato può essere considerato giocabile, perché per ora è mal bilanciato, totalmente mal bilanciato, perché Shura è un mostro senza senso, Camus è veramente la comparsa, Saga è molto carino, Saga mi piace tanto. Ah, se Paragoni al vecchio, Shura sarebbe equivalente Milo. Al Milo del vecchio, sì. Saga a Mu e Camus a Yogi, a Leo. Esatto. E per quello per me rimane un bidone, perché da un lato io spero che tu abbia ragione, no? Che facciano uguale al vecchio Hades, che così come il vecchio Hades nella carta è uno dei PG più forti che ci siano, nella pratica è un bidone. Era forte nel suo meta, dopo è diventato ingiocabile. Sono quei PG che tentano disperatamente di aggiustare con piccole modifiche che però non impattano. Ma questo ha un grosso vantaggio sul vecchio Hades, lui fa true damage naturale, cioè lui in penetrazione gliene fotte il cazzo. Non è vero, quello è l'altro problema. La penetrazione fisica non gliene serve a nulla. Non è fisica, è cosmica. Ok, ma tanto il danno che fa degli schiaffoni di Shura sono. Ma latex figli. No. Latex no, e neanche quello che fa Saga, penso. No, tu devi mettere. Ah, tanto i cosmi suoi sono obbligati. Sono i fondri, i gialli, quelli che avete messo su Serafina, quelli con status hit e speed. E nei blu siete obbligati ai Golden Spark, là come si chiamano, cioè Speed e Pierce. Punto, sono obbligati i cosmi di sto robo. Ok, non mi ricordo come si chiamano. E come centrale, vi dirò di più. L'inculata qual è? Quelli grossi portano Verlander tripla speed. Quelli piccoli dovranno portare Mir doppia speed. Per forza. Perché vi serve un cosmo che fa da moltiplicatore per il suo attacco. Siete obbligati. Vabbè, ma se gli danno le stats dell'altro Atex, davvero ci spieghi sopra e muove. Ma è l'unico modo, appunto. O così, oppure lo fai tank e gli dai come c'è attack B. Dove B, nemmeno le balene ci arrivano facilmente a 20. Ti dirò, se il vecchio Atex ha più speed, lo shot a T1 con Milo. Probabile. E comunque, io chiudo questo video facendovi presente una cosa. Perché dico che fa schifo? Molto facile. Arrivate a 30% di C-Damage? Sì, no, lo portate se lo superate. Punto. Perché tanto se beccate uno che supera il 30% di C-Damage, Shura con one shot. Facile. Il problema di fare questi personaggi cosmici è il C-Damage, è un moltiplicatore sbagliato. Ma perché devi farlo cosmico? È cosmico. È cosmico il PG. Sì, è tutto cosmico. E quella è la cazzata. Lo fate cosmico, benissimo. C'è il moltiplicatore diretto che non può non entrare. Cioè il C-Damage, moltiplicatore finale di danno. Chi ce l'ha più alto ha vinto in automatico. È come Alon. Alon di Fakir, vi spara, vi fa 1,5 milioni. Alon vostro spara, fa 200 più, gamba. È più come Orfeo che come Alon. Anche, sì. Avete presente l'Orfeo di Almez che è entrato in partita prima una sciotta? Questo fa peggio. Vuoi ci riuscire? No, allora non l'ho portato. Capite perché non c'ha senso? Vabbè, la differenza d'account ormai è un dato di fatto in questo gioco. Sì, il problema è che non mi fai un PG che è basato su quello. È quello che mi dà fastidio. Però, qua su gusti personali, io per fortuna mi posso permettere di dire questo è il terzo ban fisso nelle mie cose. Per il resto, questo non lo cambio. Invece non ci divertiamo, dai. Sì, ah, ma beh, se hai Tommy da buttarci sopra, sì. È forte, perché lo devi fare full, sta roba. Non c'è una skill che non puoi tenere alta. Dipende, forse sai il base, se riesci a gestire il toro col mana, forse il base puoi anche tenerlo basso. Ma costa 2, 1, Shura, 2, allora, Saga. Senza vedere lo scaling è impossibile da dire. Dobbiamo vedere esatto come... No, ma io parlavo solo di energy nella mia testa. E lo so, però può essere che a un certo livello della skill cambi il costo dell'energy, che quello che vediamo noi è il livello 5. È vero, bravo. Questo non è il livello 5. Sì, no, sì, no, è 5. Vero, però ha ragione EA, potrebbero aver fatto uno scaling anche di altre cose, tipo le stack di layer pure di Shura, potrebbero essere messe dal base a 4. Quella cosa, che se l'esclamation non killa, ti si riduce di 2, secondo me a livelli bassi non è così. Non c'è, sì, secondo me non c'è manco l'aggiunta delle stack di layer di Shura. Nel base
Questo è il full PG da 840.000 tomi, poi dobbiamo vedere come... Sì, vedremo. Insomma, raga, vedremo che esce. Noi vi abbiamo portato questa, adesso ve lo dico, il prossimo video su sto robo esce la settimana prima che esca in Sacred, perché non mi va di più a dire ogni minima cosa che cambia. Quindi questa è la base. Quello che succederà, me ne parleremo più in là. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.